Presidente, importantissima iniziativa, oserei dire, questa mattina, la sala piena, patto per Taranto, si gettano le basi per un nuovo modo di far politica, l'ha detto lei nel suo intervento, e anche per una Taranto che dovrà essere sempre più protagonista, non soltanto sulla scena locale, ma anche sulla scena nazionale. Assolutamente sì, è una tappa importante all'interno di un percorso, come è stato detto prima, non solo da me ma da tanti altri amici che con me si stanno, come dire, susseguendo sul palco, un percorso di condivisione, di apertura, di dialogo e di confronto. Questo è il tema che, come dire, abbiamo posto con forza. Siamo convinti che all'interno di questo percorso potranno aderire sempre più gli altri stakeholder del territorio che oggi ancora non ci sono, per arrivare quindi alla partecipazione quanto più ampia possibile di tutti i portatori di interessi e per copartecipare quindi alla stesura di un programma da un lato e alla creazione della coalizione dall'altro. C'è un convitato di pietra in questa riunione di quest'oggi, cioè il nome del prossimo candidato sindaco che dovrà sfidare gli altri contendenti per la guida della città. Giovanni Gugliotti è tra i papabili per ricoprire un ruolo come questo, importante e strategico per quelli che saranno gli appuntamenti degli anni futuri? Io credo che prima di arrivare al nome del candidato sindaco e soprattutto al mio eventuale nome, ce ne sono tanti altri anche più autorevoli, e la cosa che più oggi importa è definire il perimetro della coalizione, che mi piace ripetere, deve essere quanto più allargata possibile. All'interno di quel perimetro poi si individuerà il candidato, anche eventualmente ricorrendo ad altri strumenti come potrebbero essere anche le primarie.